fra le principali richieste è quella di dare ai comuni una boccata d'ossigeno, quindi ristorare le somme urgenze, come ha già detto la vicepresidente Irene Priolo, che ringrazio per il lavoro che si sta facendo assieme, molto proficuo. Noi stiamo terminando insieme di ricognire quelle che sono le attività legate alla somma urgenza e vi posso dire che la struttura a breve ristorerà, andando a verificare ovviamente i titoli giuridici, quindi i verbali di somma urgenza, quelle che sono le spese legate ad attività fatte o già in atto. Sia questo tipo di imprese, sia quelle legate alle attività urgenti per la messa in sicurezza del territorio che avranno esigibilità al 2023, saranno ristorate con risorse che il governo ha messo a disposizione al commissario, in quanto c'è assolutamente, da una prima analisi che abbiamo fatto assieme, la capienza finanziaria.